Ogni città racchiude in sé il passato e il futuro, il suo talento e la sua vocazione. Milano non è mai stata una brutta città. Anni e anni a perdermi nelle sue strade alla deriva. Prima era una piazza perfettamente quadrata con il palazzo della regione al centro, Piazza Mercanti. Venite, seguitemi, vi porto in ciò che resta della piazza. Era un periodo dove le novità dell'industria e del commercio venivano esposte a tutti. Una fiera dopo l'altra di invenzioni e merci, una celebrazione continua della contemporaneità. Il parco divenne il sito naturale per queste mostre, fino alla più famosa, l'Esposizione Universale del 1906, la prima Expo di Milano. Questo ponte in realtà era nato per stare da tutt'altra parte, sui Navigli, nell'attuale via Scanio Sforza. Vedete le quattro sirenette che lo sormontano? Tutta questa nudità era considerata oscena nella Milano ottocentesca. Si dice che passando dal ponte le signore chiudessero gli occhi turbate, i giovani invece si sfidavano a toccare i seni prosperosi delle sorelle del Pont di Chappe. Vedete questa fontana? È dedicata alle quattro stagioni e l'ha progettata un architetto che si chiamava Renzo Gerra. Questo è il Parco del Portello. È un piccolo parco a ben vedere, ma è così ben progettato da apparire molto più grande. Occorre sentirla sotto i piedi la città che visitiamo, come fosse la prima volta.